Cotra, io me ne vado dall'Italia. Non ce la faccio più. Ma onde vo vai? Che non so parlare manco l'italiana. Onde vo vai? Ma perché? Non c'è pilo, non c'è lavoro. Solo così pagare andava qua. Che ti pare che se vai fuori Italia ti c'è un collo pilo? Ma hai ragione, yeah. Ma onde vai? Ormai ho deciso. Me ne vado. E ogni tanto mandatemi qualcosa da mangiare. Ma onde cazzo vai? Torna. Comunque, un po' ha ragione, eh. Non c'è pilo qua. Faccio buono in una parte. Ma oltre al pelo, dai. I tassi. Non c'è manco lavoro, Matteo. L'unica cosa per risolvere questa questione è diventare noi politici. Voglio diventare presidente. E tu sarai con me per tutto il progetto che vorrò fare. Ma ci non davimo manca la terza media, Matteo. A onde davimo io? Ma che c'entra? Mi bocciaro una parea voti. Ma cacao cazzo vai a scuola, non gli e mi bocciaro. Ma pochi c'entra, o presidente mica andavo andare tutti questi studi e ca. Che dici tu? Non mi convinci. Tu sai, troppi problemi poi. Poi siamo scasciati i sordi. Ti basta? Secondo me la possiamo cambiare l'Italia. Io sarò il presidente. Tu sarai il vicepresidente. Quindi, signor presidente, quando iniziamo? Prenderemo esempio da un uomo che ha fatto la storia dell'Italia. Qual è sto presidente? Ecco di che sto parlando. Mi è stato chiesto se vengo eletto cosa intendo fare per i poveri bisognosi. Una beata minchia! Poesia. No, tranquillo, aggiustiamo il pallone. Tu pensa solo a votarci. Vota, vota, fai votare anche, eh? Ma mo quant'anni dai? 35. L'anno prossimo andrà già a pensione con noi. Sì, basta solo che ci voti, ci devi votare e fare votare. Sassà, pollelli, gallini. Sì, sì, ti senti. Buongiorno a tutti e benvenuti al PDC, Partito della Calabria. Qui abbiamo mio cugino e lui vi esporrà quello che faremo se vinceremo queste elezioni. Oggi è il grande giorno, il giorno del cambiamento. Prima penseremo ai più bisognosi. Apriremo cliniche per i vegani. Anche loro hanno diritto di essere aiutati. Ma che dici? Calmatelo tutti. Abbiamo pensato a tutto noi. Toglieremo le tasse a voi e le triplicheremo a loro. Aggiusteremo tutte le strade. Ma prima irruppiamo. Così poi ne mandano i soldi e aggiustiamo. Però questi soldi, se volete, ci votate. Magicamente non vanno in te strade, ma vanno in te portafogli vostri. Come volete? Vota la Calabria! Vota! Voi pensate che tutto questo lavoro lo faccia da solo. Ma non è così. Non mangerò da solo. Mangerà tutta la mia famiglia e tutti i miei cugini. Abbiamo cugino Emanuele, che è il ministro della difesa. Con me sarete tutti al sicuro. Bravo cugino Manuel. Poi abbiamo il cugino Antonio, che è il ministro delle politiche agricole. E agricolo. Coltiveremo di tutto. E se dico tutto è tutto. Vi ricordo che sono anche il ministro delle mani. Bravo cugino Antonio. Tutto coltiveremo noi. Poi abbiamo Gabriele, il cugino Gabriele, che... E chi luccio scacciati i sordi. Quindi sarà il ministro dell'economia e delle finanze. Faremo girare l'economia e nessuno rimarrà mai senza di questi. Bravo cugino Gabriele. Come vedete gira l'economia. L'unica persona, l'unico ministro che non è potuto essere qua per motivi di lavoro e non di ferie è il nuovo ministro dell'istruzione, però ce l'abbiamo qua in video chat con noi. Mi sposto. Prego. Enrico Pasquale Paticoco, tutti la cenò e sono il ministro dell'istruzione. Volete imparo l'italiano ai vostri figli anche zappare la vigna
sono un ragazzo carino, voi che facete? Votate per la Calabria. E che dire, altro che facciamo, faremo, poi vediamo, poi vedete che facciamo. Quindi, secondo me, l'ultima cosa da dire è votate e non ve ne pentirete. Vota e fai votare. Avevo dimenticato, mi scusassi. L'ultima cosa, vi presento il ministro degli esteri. Poprosh! Mio nonno. E come diceva una grande persona a me vicina nelle elezioni: non arriveranno più barconi di immigrati, ma arriveranno barconi di filo! Grazie, grazie! Mi raccomando, vota la Calabria, vota e fai votare! A te, i tuoi parenti, i tuoi cugini, i tuoi zii lontani, quelli ancora più lontani! Top Rush!